perché recupererà tutta quella tensione, tutta quell'emozione vissuta dal padre fondamentalmente. Ecco, quindi questo è un po' il concetto di fondo, no? Il concetto di fondo qual è quindi? È quello di ottenere questo quando noi vediamo che invece una persona, anziché emettere soltanto il suo simbolo alimentatore, emette entrambi i simboli contemporaneamente, il simbolo alimentatore e il simbolo stimolatore, significa che è coinvolto in modo profondo. Sì, però ne deve mettere due, deve mettere lo stimolatore e l'alimentatore contemporaneamente. Vabbè, questo è un esempio, no? Per dire che noi possiamo comprendere anche a livello analogico se una persona è veramente coinvolta con noi. Poi ovviamente ci sono dei segni più banali fondamentalmente, che sono ad esempio la mancanza di attenzione. È evidente che se una persona ti manca di attenzione, non gliene frega un cazzo, non ti prende in considerazione, non sei prioritaria, non rappresenti una prioritaria per lui, una priorità per lui, è evidente che anche in questo caso non gliene frega un cazzo, ma non importa che ti abbia sposato, è questo che voglio farvi capire, non importa che vi abbia sposato, perché il vostro problema qual è? Che pensate semplicemente da un punto di vista logico, se uno ti sposa, certo, faccio un esempio, ti sposa, ma i narcisisti ti sposano, ma non ti amano. E per il narcisista rappresenti sempre uno svuotamento delle palline da tennis, soltanto che il narcisista non si svuoterà le palline da tennis soltanto con te, si svuoterà le palline da tennis con tante altre persone. E questo è il punto fondamentale. Poco importa se ti sposa, poco importa se si vuole fidanzare, perché potrebbe essere semplicemente, ad esempio, un'esigenza narcisistica. Se tu sei una bella ragazza o una bella donna, non è il vostro caso, ma mettiamo che ci fosse una bella ragazza o una bella donna, qualcuno potrebbe decidere di sposarti per esibirti agli amici, soprattutto se ha una tendenza narcisistica. Infatti, l'esibizione, perché molti uomini fanno questo, sapete che la maggior parte degli uomini, e qua gli uomini che ci sono, penso che me lo confermeranno, preferirebbero non andare a letto con una donna, mettiamo un'attrice famosa, una modella famosa, eccetera, eccetera, preferirebbero non andarci a letto, ma che si sapesse che ci sono andati a letto, piuttosto che andarci a letto, ma che nessuno lo sa. Perché molti, questa è una caratteristica maschile, è l'orgoglio di maschio, perché l'orgoglio di maschio, cioè il fatto di sapere che loro hanno conquistato una donna, è più, diciamo, è più forte del conquistarla veramente nell'incognita di tutti. Non so se mi sono spiegato, non so se mi sono spiegato, la maggior parte preferisce non andare a letto con un. Mettiamo la fotomodella top, non so, la fotomodella più bella del mondo. La maggior parte degli uomini preferisce, se dovesse scegliere tra due cose, non andare a letto con quella, ma che tutti i suoi amici, il suo entourage sanno che lui ci è andato a letto. Perché così può avere il suo orgoglio. Ma io sono andato a letto con. Ai miei tempi c'era Naomi Campbell e quell'altra che non mi ricordo come si chiamava. Naomi Campbell e c'era un'altra anche, la bionda, c'era la Mora, la bionda, vabbè non mi ricordo più, insomma, Jennifer, no Jennifer Lopez, vabbè non mi ricordo più. Comunque la maggior parte preferisce questo. Poi ovvio che c'è qualcuno che preferisce, Claudia Schiffer, esatto, Claudia Schiffer, esatto, Claudia Schiffer. Ai miei tempi c'era. Quindi magari uno preferirebbe, per dire, stai zitta Befana rincitrullita, di una Sissi. Qua abbiamo l'esempio, ad esempio, del verso e dell'inverso. No? Abbiamo l'archetipo femminile, Chiara Palma, la donna giovane e bella, e Sissi che è l'inverso, cioè la bruttocchia anzianotta, diciamo, bruttocchia anzianotta. E, quindi, per dire, no? Molti preferiscono questo, però per questo per dire che cosa? Per dire, ecco, poi un'altra persona, se ha una relazione prevalentemente fisica con te, anche in questo caso, questo è ovvio, no? Questo è banale, le persone vorrebbero, diciamo, se ne dovrebbero accorgere, però molte di voi
pensano che vi ami soltanto perché ve lo dice, ad esempio.